Vai, vai. Ciao, che due. Vado? Vai, 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 vai. Perfetto. Voce, schierisco, da insegnare. Allora, ben arrivati a tutti, alla seconda giornata di Giusto di Gusto, alla prima nostra manifestazione che poi ha condotto questo pubblico di oggi che facciamo qui a San Giusto. Siamo contenti che c'è partecipazione, anche ieri è stato molto movimento. E questi temi, bene o male, sono temi importanti che sentiti da tutti. Rubo pochissimo tempo per introdurre gli oratori, quindi Ugo Pazzi, presidente regionale del Marche, Valerio Panzolaio, che è un socio della condotta, fa parte della prima tua tavola, quindi il gruppo dirigente, introdurrà poi il principio da qua, Roberto Riccio, che lavora in Africa e costruisce villaggi con ospedali, scuole e orti per poter mantenere questa struttura, e ragazzi dell'architetto che invece corrispondono alla Puglia, che sono in linea, diciamo, per combattere il caporalato. Ci raccontano l'esperienza di quello che succede, perché alcune volte chi mangia non è consapevole poi di quello che c'è dietro, alcune volte è buono, sì, pulito, ma non è giusto. Per questo noi all'interno dei tre temi della condotta Slow Food, ma della Slow Food in generale, international, buono, giusto e pulito, avremo piacere che tutto segua questo tipo di filo, buono, giusto e pulito. È importante che tutti e tre gli elementi siano bilanciati affinché tutto faccia bene all'anima e al cuore. Lascio la parola al nostro amico Ugo. Prima Valerio. Va bene. Pane di una messa, anche ieri pomeriggio ci hanno fatto compagnia, però lì stavamo proprio sotto. Però qui introducono l'enciclica papale, quindi meglio le campane. Tra una decina di giorni Santo Padre sarà negli Stati Uniti, è un evento che sarà molto seguito in tutto il mondo. Date un'occhiata ai giornali di quei giorni. Una visita storica per più ragioni, il Papa ha molto contribuito alla soluzione di un problema di 50 anni, quello di Cuba e la riapertura dell'ambasciata americana a L'Avana, e soprattutto ha preso nell'ultimo anno una posizione nuova e molto avanzata, buona, giusta e pulita, su tema che l'ONU affronterà nei prossimi mesi. Quindi al di là degli aspetti di spettacolo della visita, guardate che cosa avverrà a New York nei prossimi 15 giorni. Ieri già è successa una cosa importante, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha introdotto lo Stato palestinese ai propri membri. Nei prossimi settembre l'ONU, una cosa strana, non si capisce niente nessuno, è giusto che non si capisce niente. Comunque ogni anno a settembre si riunisce per votare le cose importanti. Poi l'ONU è peggio dei ministeri, una miriade di burocrazie che si autoalimentano, apparati, programmi, eccetera, eccetera. Però ogni anno, e infatti nel mese di settembre vanno a New York i capi di Stato e i capi di governo, perché ognuno, i grandi discorsi che voi conoscete, da Berlusconi a Prodi, sono sempre venuti a settembre a New York, dentro l'ONU, quindi si parla all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E anche questa è la ragione per cui il Papa ha scelto settembre, perché l'ONU sta per approvare una cosa che interessa anche molto Slow Food, e cioè i nuovi obiettivi del millennio. Nel 1999 approvarono gli obiettivi 2000-2015, quelli che dicevano dimezzare la fame nel mondo. Allora tanti dicevano: ma come, la fame nel mondo, muoiono allora 850 milioni l'anno di persone, dimezzare, significherebbe che non ne moressero più per fame, no? O per sete. Dimezzare la povertà, erano questi gli obiettivi del 2000. Adesso nel 2015 approvano gli obiettivi 2015-2030. E li chiamano obiettivi di sviluppo sostenibile, non più obiettivi del millennio, era un po' esagerato, perché nel 2000 si diceva dal 2000 al 3000 era un po' esagerato, no? Adesso obiettivi di sviluppo sostenibile, e i primi due sono azzerare la fame
e azzerare la povertà. Guardate che al di là di questi paroloni, l'altra volta ne approvarono alcuni rilevanti: la scuola, l'alimentazione, la formazione, come posso dire, la salute, no? Farsi, perché non guardiamo i nostri standard di salute, poi ognuno ci ha la dimenticare se c'è l'ospedale o non c'è l'ospedale e come funziona la sanità nelle Marche e le prenotazioni, ma ci sono luoghi, come lui ci ha insegnato ieri pomeriggio parlando della Tanzania e del Kenya, dove soltanto avere un pronto soccorso, sì, sarebbe una novità. E quindi questi obiettivi dicono che bisogna garantire un minimo di salute per tutti i 7 miliardi, eccetera, eccetera, eccetera. E sono obiettivi paese per paese. Ovviamente lo sanno loro quanti bambini muoiono al giorno in alcuni paesi, come accadeva da noi 100 anni fa, diciamo così. E quindi i nuovi obiettivi del millennio. Fra questi hanno messo per la prima volta, li chiamano tutti obiettivi di sviluppo sostenibile, è interessante, hanno messo per la prima volta il clima, che prima non era mai citato, e a dicembre a Parigi speriamo che si chiuda qualcosa, non si chiuderà quasi niente, ma insomma ci sarà un grande evento, la conferenza, dove si dovrebbe fare il punto sul protocollo di Kyoto, e quindi è importante che a settembre la mettano fra gli obiettivi, i cambiamenti climatici. E poi mettono anche una cosa sulle migrazioni, per la prima volta, non erano mai citate. Dice gestire in modo buono, giusto e pulito l'immigrazione. E diciamo, la novità non sono questi gli aggettivi, sono quattro aggettivi più generici, diciamo, però è già qualcosa che c'è. Allora il Papa con l'enciclica ha fatto una grande novità, nel senso che ha messo in connessione i cambiamenti climatici causati dall'uomo. Quindi questo è il primo elemento rilevante, cosa che gli scienziati di tutto il mondo, tutti d'accordo, ci dicono oramai da 25 anni, e le migrazioni, i flussi migratori. Cioè quello che sta avvenendo adesso in Ungheria, quello che avviene nel Mediterraneo, quello che avviene ad Ancona, adesso noi diciamo questa cosa, l'Ungheria, se avessero fatto gli stessi servizi ad Ancona, parlando delle Marche, negli ultimi 10 anni, quando l'Italia ha messo il filo spinato, diciamo, in Libia, in modo tale che Gheddafi se teneva tutti quelli che arrivavano e non partivano, dicendo che ognuno se partiva era un clandestino, veniva arrestato, eccetera, eccetera, hanno trovato altri luoghi per passare, o dalla parte della Marocco, Spagna, oppure dalla parte di Patras Ancona. Quanti ne sono stati sotto i camion ad Ancona? Hanno aperto per la prima volta di assistenza, che ne arrivavano tantissimi. È chiaro, quando tu chiudi un rubinetto, se l'acqua preme, trova un altro pertugio, un altro filo, no? Eccetera. E il Papa ha messo in connessione queste due cose, prima volta, e addirittura ha scritto una cosa che poi il governo italiano ha rifiutato di assumere. A luglio alla Camera si sono votate le mozioni, e cioè ha parlato di status di rifugiato climatico. Perché? Perché lo status di rifugiato si può prendere soltanto per persecuzioni politiche. Allora, in Siria c'è la guerra civile, c'è il rischio della guerra civile, faccia morire dei civili, quelli partono, non perché vogliono partire, bevono su Google Earth se andare a Loreto o a Venezia, partono perché altrimenti li muoiono. Le guerre civili sono previste dalla Convenzione dell'ONU e dall'Alto Commissariato per i Rifugiati. Si può essere rifugiati se uno ha persecuzioni religiose, cristiani in Nigeria, persecuzioni sessuali, 60 paesi del mondo dicono che può essere arrestato o ucciso se uno è omosessuale, e cose di questo tipo. Ma non si può diventare rifugiato se uno scappa per un'alluvione, per la siccità, per una carestia. Non si può diventare rifugiato. Per cui, secondo alcuni dei governanti europei, quelli quando arrivano qui sono clandestini, ma quelli pure sono fuggiti dalle loro case, non è che hanno fatto una cosa di diversa, sono stati costretti a fuggire. Allora il Papa, primo e benemerito, ha scritto che sarebbe utile prevedere lo status di rifugiato climatico. E allora date un'occhiata nei prossimi 15 giorni ai giornali, vedete cosa poi decide l'ONU. Sono cose che ci riguardano, ci riguardano anche personalmente, perché noi siamo commossi per il bambino e per il papà che l'ha riportato
in Siria, così come ci commuoviamo a vedere, vediamo queste persone. Quando gli intervistano, questo intervistato uno del Mali, no? Non vengono dai cinque paesi dell'Africa del Nord, vengono da più sotto per arrivare a morire nel Mediterraneo, perché sono morti migliaia e migliaia negli ultimi anni, e oltre il Mediterraneo è un cimitero di corpi, anche per causa nostra. No, è certo che gli scafisti vanno arrestati ovunque siano, ma non è che a posto dello scafo clandestino c'hanno Ryanair per partire. Cioè, non so come posso dire, ci dice, ha preso lo scafo clandestino, era meglio che prendeva la linea urbana. La linea urbana non c'è, quindi loro si prostituiscono, uomini e donne, lavorano per 2-3 anni, uomini e donne, per tirar su qualche euro per poter partire. Cioè, questo fanno. Allora, se uno gli organizza invece un normale gommone, diciamo, regolamentare, è chiaro che gli scafisti vengono azzerati. Insomma, il problema è che non c'è una linea normale e vengono da sotto, vengono da questi altri paesi e sono persone costrette a fuggire. È importante che ci ragioniamo su, è importante quindi valorizzare l'encefica. Io non penso che per valorizzare l'encefica dobbiamo diventare tutti fedeli, credenti. No? Io per esempio, questa sarebbe una discussione interessante, perché oggi ho voluto soltanto dire questa cosa qui. Ognuno deve fare come si senta, perché per esempio parlare di creato è un modo sbagliato per essere universali, perché dà per scontato che noi siamo convinti che c'è stata una creazione, e è chiaro che chi non crede non è convinto. Detto questo, quindi avere noi accortezza quando cerchiamo di parlare per tutti, non so come posso dire, no? Accortezza alle parole. Detto questo, però, è molto importante quell'enciclica, perché al di là del fatto se sia stato creato o meno, la cosa certa è che quello che ci abbiamo intorno non è fatta a nostra immagine e somiglianza e non è a nostro servizio, come ci spiegò Leopardi circa 2 secoli fa. Cioè, non è stato fatto per la nostra specie il volo degli uccelli e l'abbeveramento dei mammiferi. Non è stato fatto per noi. Esiste, creato o non creato. E quindi laudata sia l'enciclica papale. Bravo. Che dici? Dato che abbiamo parlato di sanità, di quello che succede, che non succede, di servizi diversi, Roberto potrebbe dire qualcosa? Faccio il mio intervento. Allora, vabbè, per le persone che c'erano ieri, bene o male ho dato giusto un passaggio di chi sono e insomma da dove sono partito e che cosa ho realizzato. Cioè, faccio lo stesso breve passaggio e poi vi spiego un poco il mio progetto, che poi è un mio progetto che non ha intenzione di salvare il mondo oppure di cambiare il mondo, ma semplicemente nella fretta appunto dove siamo, cioè di cercare di dare una possibilità alle persone che vivono, cioè delle situazioni molto molto difficili, allora dove c'è una necessità molto molto forte di servizi, allora che sono inesistenti. Vabbè, io come dicevo ieri, cioè sono di formazione, sono un architetto, che 15 anni fa per la prima volta appunto sono partito per l'Africa, e con la volontà mia personale di poter realizzare qualche cosa che potesse poi servire alle persone che ne avevano realmente bisogno. Ero partito con l'idea di realizzare qualche cosa anche minima che potesse dare una speranza. Infatti ho cominciato con la costruzione di pozzi per portare acqua potabile, cioè nei vari villaggi, quindi la realizzazione di un pozzo con delle trivelle, scendere giù, recuperare quest'acqua potabile, far fare comunque le analisi per vedere se l'acqua è di uso domestico e poi dare questo servizio gratuito a tutta la popolazione. Ho cominciato a realizzare appunto questo primo pozzo, poi sto girando sul territorio, mi sono reso conto insomma che ci stavano tante cose che si potevano fare, allora bastava però piano piano conoscere tutto il territorio. Poi sinceramente ho avuto pure la fortuna di avere degli incontri che mi hanno indirizzato in un certo modo nelle mie volontà di tutto quello che comunque volevo realizzare. Nell'arco dei 15 anni sono andato avanti con la realizzazione di pozzi cercando di portare acqua potabile in più villaggi, infatti attualmente più di 60 pozzi realizzati in 60 villaggi differenti.
considerando che un villaggio in media ha 10.000-15.000 persone, e quindi allora prendendo una falda acquifera molto grande c'è la possibilità di donare acqua potabile gratuita a tutte le persone. E quindi allora, però poi dopo la realizzazione di pozzi ho deciso di impegnarmi in qualche cosa di più importante, come potessero essere delle strutture proprio di sostegno. E in Tanzania il mio arco comunque di azione allora sarebbero gli stati della Tanzania, Kenya e la Somalia. E ho cominciato appunto la costruzione di un primo ospedale, in Tanzania, in un'area cioè dove non vi era assistenza sanitaria. Cioè l'ospedale comunque è stato costruito, è diventato subito attivo ed è diventato subito punto di riferimento per tutta la popolazione. Poi dopo il primo ospedale ho cominciato la costruzione di una scuola in un'altra area, allora che è diventata attiva, allora una costruzione di case famiglia per cercare di recuperare dei bambini orfani, perché stesso girando nei vari villaggi, allora mi rendevo conto per la realizzazione dei pozzi, mi rendevo conto di incontrare delle realtà molto difficili da parte di bambini minori che erano stati abbandonati oppure avevano perso i genitori per malattie come l'HIV, la lebbra, malattie molto molto diffuse. Allora abbiamo recuperato questi bambini e inseriti all'interno di queste case famiglia che stiamo portando avanti. E poi sono nate delle necessità e delle esigenze molto importanti, perché molti bambini, per la condizione che vivevano di mancanza di assistenza sanitaria da piccoli, si riscontravano spesso in delle infezioni, allora che gli portavano poi di seguito delle malformazioni cardiache. E quindi allora necessitavano delle operazioni al cuore. Siccome nelle strutture ospedaliere che comunque avevamo costruito non avevamo possibilità di operarli, e ho cominciato un filo diretto con l'Italia, cercando una collaborazione con alcune strutture ospedaliere italiane che potessero ospitare questi tipi di operazioni. Ho fatto richieste a diverse regioni, allora, per vedere se c'era la disponibilità, perché per portare un bambino minore in Italia e per operarlo al cuore, purtroppo c'era l'unico modo per portarlo è quello comunque di fare un riferimento da parte della regione, che poi la regione stanzia dei fondi alle strutture ospedaliere italiane, che poi ospitano l'ospedale, e poi l'equipe di cardiochirurgia pediatrica comunque si impegna nell'operazione. Ho trovato la disponibilità nella regione Basilicata, che ha messo dei fondi disponibili. Infatti con l'ospedale San Carlo di Potenza abbiamo portato avanti questo progetto di operazione al cuore per i bambini. Molti bambini li ho portati in Italia, li abbiamo operati, le operazioni comunque sono andate bene. Poi nell'arco degli anni questa collaborazione con le regioni italiane insomma è venuta meno per mancanza di fondi, perché purtroppo l'Italia sta subendo dei cambiamenti interni e dei problemi proprio per quanto riguarda il problema della sanità. E quindi allora non c'erano più disponibili questi capitoli che erano destinati a delle operazioni per extracomunitari. E con l'equipe di miei dottori, siccome conoscevo alcuni dottori a New Delhi in India, ci siamo spostati poi in India. Infatti adesso i bambini vengono portati dagli stati africani direttamente in India per le operazioni e poi riportati in Africa. Molte volte questi bambini dopo l'operazione, siccome è difficile poi dopo un'operazione come al cuore portarli in un ambiente come l'ambiente africano che è aperto a qualsiasi tipo di infezione, allora i bambini vengono portati qua in Italia, li porto in Italia e li affido a delle famiglie, allora che loro seguono tutto il periodo di post-operatorio e di riabilitazione qui in Italia. Infatti attualmente mi trovo qui in Italia per definire alcune cose, pure per un discorso di sicurezza che poi vi accenno, e pure per una bambina per alcuni permessi, allora perché questa bambina è già stata in Italia e poi l'ho riportata in Africa, e abbiamo fatto la prima operazione in India a dicembre, l'operazione comunque è andata bene. Adesso è ritornata in Africa, però per il 29 settembre dovremo stare di nuovo in India per fare l'operazione conclusiva per la bambina. Poi se tutto andrà bene dopo l'operazione, insomma, verremo in Italia e per fare tutto il post-operatorio, e poi la bambina, siccome è orfana, rimarrà qui all'interno di una famiglia italiana. Questo era tutto quanto un percorso che ho fatto negli stati appunto della Tanzania. Poi mi sono spostato in Kenya. In Kenya, in una realtà completamente differente dalla Tanzania, perché allora c'è la povertà e la miseria, che sono due cose insomma un poco differenti. La povertà, insomma, secondo me è la mancanza proprio delle necessità primarie, che possono essere il cibo, l'acqua e alcuni servizi. La miseria invece è quando comunque c'è uno sviluppo, però nello sviluppo non c'è la possibilità di accedere a dei servizi.
Infatti in Kenya ho due progetti adesso in atto. Allora, uno in una delle discariche più grandi del Kenya. È una realtà molto molto difficile perché questa discarica è gestita da un gruppo somalo all'interno del territorio del Kenya. Siccome i contrasti tra i due stati, tra il Kenya e la Somalia, c'è sempre stato per un problema sia politico che territoriale, diciamo che quest'area non è accessibile alle persone, non è accessibile nemmeno alle persone del Kenya. A noi hanno dato la possibilità di entrarci all'interno di questa discarica semplicemente per portare assistenza sanitaria. Infatti siamo presenti all'interno, allora, facendo tutto il processo di diagnostica, cioè per i bambini e le persone che vivono all'interno, e quindi cercando di dare la possibilità, allora, di un servizio sanitario, allora, dove è possibile. Oppure, per esempio, in alcuni periodi dell'anno sviluppare tutto il processo di vaccinazione per i bambini. Questa realtà, insomma, ci sta portando abbastanza problemi, perché ultimamente il contrasto tra i due stati, tra la Somalia e il Kenya, si sta accentuando sempre di più, proprio per una questione politica, che la Somalia non ha in sé per sé una struttura governativa stabile, e siccome la fascia di territorio, che è una fascia di confine, è contesa tra i due stati, c'è libero arbitrio, quindi libero arbitrio di vari gruppi autonomi e indipendenti che gestiscono un poco diverse aree. Poi, siccome nella stessa area ci sono dei giacimenti, cioè dei bacini di acqua, allora questi bacini di acqua vengono contesi, allora, tra varie etnie, allora, proprio per un predominio territoriale, e quindi ci ritroviamo in mezzo, insomma, a diversi problemi. Per cercare di mantenere sicura la nostra presenza, vi accenno che i progetti che sto portando avanti sono progetti che sono autonomi e indipendenti, allora, da ogni forma politica e religiosa. Cioè, quindi, allora, noi non ci riconosciamo né politicamente e né religiosamente, cioè proprio per cercare di dare assistenza gratuita a tutte le persone che hanno bisogno. E, vabbè, giusto per darvi un riferimento pure di posizione, qualche tempo fa avete sentito pure il problema dell'assassinio dei 140 studenti in questa scuola in Kenya, e noi stiamo comunque nella stessa area, e quindi, allora, un'area che è gestita appunto da questi terroristi somali di Al-Shabaab, che si spostano e cercano comunque di minacciare questo territorio del Kenya. Poi l'altro progetto importante, ed è un progetto nel quale, insomma, ci credo tanto e ci stiamo lavorando tanto, e per il quale comunque siamo pure qui come collaborazione con questa iniziativa, è la realizzazione di un intero villaggio. È un intero villaggio che diventerà, è sempre autonomo e indipendente, però diventerà punto di riferimento per tutta la popolazione di quest'area. Ed è un villaggio che prevede diverse aree, un'area scolastica dove c'è la costruzione di una scuola e di una scuola professionale, una scuola che gli darà la possibilità, sia la scuola primaria per i bambini, e la scuola professionale darà la possibilità a tutte le persone che vorranno seguirci e entreranno gratuitamente all'interno della struttura, una formazione come sarti, come fabbri, falegnami. Poi c'è il reparto, appunto, un'area dedicata all'assistenza sanitaria, e quindi, allora, con un ospedale ed un importante laboratorio di diagnostica. Allora, che il laboratorio diagnostica lo stiamo portando avanti in collaborazione con l'Università, cioè di Caserta, l'Università di Biologia di Caserta, che ha deciso di appoggiare l'iniziativa. Infatti poi ne partirà subito un programma di collaborazione con delle persone di dottorato che scenderanno per fare alcune ricerche su alcune malattie in particolare, allora, che sono endemiche nella stessa zona. Poi c'è un'area invece dedicata appunto a questo progetto, al progetto di assistenza alimentare. È un progetto importante perché, a parte il progetto di alimentare, diventerà di sostegno a tutte quante le strutture, perché l'idea è quella di abbattere totalmente tutti i costi di gestione, cioè delle varie strutture, perché sono strutture che sono basate sul volontariato puro non retribuito, cioè quindi non ci sono persone che lavorano all'interno della struttura e non vengono pagate, se non le persone del posto, perché all'interno, per esempio, dell'ospedale ci sono dei dottori miei del Kenya che lavorano, e secondo comunque le tariffe, cioè locali, allora vengono pagati con stipendi normali, le stesse per esempio con infermieri oppure personale locale.
Poi per tutte le altre persone che vogliono scendere, fanno assistenza all'interno delle strutture, danno una mano e fanno volontariato, ci sono tutti quanti volontari gratuiti e quindi non retribuiti. Si spostano insomma dall'Italia anche dall'estero che vengono a darci una mano, allora nei microprogetti da realizzare che stiamo portando avanti. E quindi allora il progetto, appunto, che vi dicevo, agricolo, è fondamentale per dare sostegno a tutta quanta la struttura, sia scolastica e sanitaria, e quindi allora fornire cibo alle persone che vengono, i malati che stanno all'interno dell'ospedale, oppure ai bambini che stiamo portando avanti, e quindi gratuitamente. Però la cosa importante e fondamentale di questo progetto è quello di sviluppare pure la stessa area limitrofe, cioè di tutte quante le famiglie che abitano nei vari villaggi. Allora, perché cercheremo di sviluppare delle microimprese familiari all'interno di ogni famiglia, appunto, della zona. Quindi non un microcredito, quindi le persone non verranno da noi a chiedere dei fondi per poter realizzare un'impresa, allora ma li faremo, entreranno a far parte di un'unica impresa che appunto sarebbe questa impresa alimentare, che consiste, noi forniremo alle famiglie degli animali e quindi allora delle mucche, che possono essere anche mucche gravide, allora loro come famiglia porteranno avanti questa mucca e quindi allora la faranno nascere i vitellini, allora che cominceranno a produrre del latte. Allora noi, allora come centro alimentare di sostegno, compreremo il latte dalle famiglie e quindi allora cercheremo di creare un indotto economico per quanto riguarda proprio alle stesse famiglie che appoggiano questa iniziativa, in modo che loro cominceranno a guadagnare, si comincerà a creare uno sviluppo economico e le stesse famiglie avranno la possibilità di sostenere i bambini a scuola, di sostenere per esempio con un discorso di assicurazione sanitaria allora all'interno della struttura. E quindi allora questo è un processo molto molto importante nel quale ci crediamo. E poi è nata la collaborazione appunto con questo progetto, allora della trasformazione dei prodotti, e quindi noi cominceremo con la costruzione, cioè delle strutture, cioè quindi cominceremo con l'allevamento comunque degli animali, allora con le microimprese, con le famiglie, e poi cominceremo anche una trasformazione dei prodotti che riusciamo a recuperare comunque dagli allevamenti, allora con la trasformazione in prodotti caseari, e quindi allora con formaggi, ricotte, allora che poi utilizzeremo sempre nella struttura, e cercheremo di creare anche un indotto economico, cioè creando dei rapporti economici con la capitale oppure con di commercio interno, per cercare di recuperare fondi a sostegno di tutto. Questo è bene o male il progetto che sto portando avanti. Attualmente abbiamo terminato la costruzione dell'ospedale, cominceremo subito la costruzione della scuola e delle case famiglia, in contemporanea cominceremo la costruzione appunto della fattoria e dell'orto. Se tutto andrà bene, per fine anno, per dicembre, completeremo gran parte delle strutture e cominceranno ad essere attive già dal prossimo anno, e insomma cercare di svilupparle quanto più possibile. Come Rino Food Coridonia, noi sosteniamo questo progetto, un progetto che è sostenuto anche da un'altra azienda che qui nel territorio, che produce formaggio, che ha un filo diretto Roberto, Fonderanne, e produce un formaggio che si chiama Cheese for Peace. Parte del ricavato fa finire sempre un progetto, e quest'anno è agganciato al progetto Roberto, che noi riteniamo molto valido. E lascio la parola ai ragazzi di Radio Ghetto, e se volete fare un intervento multimediale molto particolare. Presidente della condotta, e per le organizzazioni di genere davanti a sinistra, quindi molto grazie. Se riuscite a mettere tutti tra la prima e la seconda fila, perché cercavamo di proiettare alcune immagini per spiegare meglio cosa è assieme e cosa è tutto. Avvicinati, nessuno vuole. Poi vi racconteremo.
questo che state ascoltando è Radio Dieto. Trasmettiamo dal Gran Dieto di Foggia, in Puglia, la città nera dove vivono centinaia di braccianti africani che lavorano a raccolta del pomodoro. Viviamo nelle brache e questa radio è fatta per parlare dei nostri problemi e per cercare di risolverli. Vedete? Sì. Come? Numero uno. E questa è appunto la radio, la baracca della radio, appunto la radio è dentro al ghetto, è dentro una delle baracche del ghetto, quale è il gran ghetto, dentro di Mignano Garganico, alle porte di Foggia. Lavorano nei campi intorno alla provincia di Foggia e non solo. Questo, come vedete, appunto è il panorama, quindi il ghetto è essenzialmente in mezzo davvero a nulla, ai campi, assolutamente isolato, nonostante sia appunto a 20 km da Foggia. E la Radio Ghetto è nata nel 2012, nell'estate del 2012, dopo lo sciopero dei migranti, dei braccianti di Nardò. Io? Ivan, doveva giusto... No, è venuto 2 anni fa. E quindi è nata, diciamo, con l'idea, dopo questo sciopero, di raccordare varie voci e dare soprattutto voce a questo ghetto in particolare, cercando appunto di raccontare quello che è la vita dentro al ghetto, quelle che sono le condizioni di lavoro soprattutto dentro e fuori dal ghetto. Perché dico dentro e fuori? Perché le condizioni lavorative sono una dinamica che dipende tanto dall'esterno, ma poi va a confluire all'interno del ghetto, perché il ghetto essenzialmente esiste sì per far abitare persone che non saprebbero dove vivere altrimenti, ma l'elemento, diciamo, fondamentale, la ragione fondamentale per cui poi si costruisce il ghetto stesso, ci si abita, è perché è lì che poi c'è la rete lavorativa, uno degli anelli della catena lavorativa, di cui però vi parlerà meglio Aket subito dopo di me. Tornando quindi al ghetto, esiste da una decina d'anni, ma negli ultimi 2-3 anni è cresciuto davvero a dismisura, proprio esponenzialmente. Ogni anno ha una crescita molto molto maggiore all'anno precedente. Tra l'anno scorso e quest'anno, più o meno l'anno scorso si è raggiunto un picco di 1.000-1.500 abitanti, quest'anno si sono abbondantemente superati 2.000. Vi parlo del periodo estivo. Durante l'autunno, l'inverno rimane qualche centinaia di braccianti che poi si spostano su altri campi, su altre raccolte, però d'estate è il picco maggiore per la raccolta del pomodoro. Forse non l'avevo ancora nominato, ma quando dico lavoro si tratta principalmente della raccolta del pomodoro. Quindi ecco, immaginatevi, per farvi davvero un'idea, diciamo, da fuori e dall'alto, immaginatevi una baraccopoli che ospita più di 2.000 persone in queste baracche. E, come vedete, ormai lo spazio tra una baracca e l'altra è davvero minuscolo, nonostante i primi anni fossero invece un po' più... ci fosse un po' più di spazio e di distanza, ma quest'anno davvero abbiamo trovato una situazione... compressa. E queste sono le baracche in cui abitualmente si abita, quindi sono costruite in genere di legno, una base di legno, i cartoni, la plastica che le ricopre,
e le tubi di plastica per mantenere. A proposito di tubi di plastica per l'irrigazione, dovete immaginare, appunto, sono baracche grandi e piccole, ma tutto ciò è sorto intorno a delle case patronali abbandonate, delle masserie abbandonate, quindi ci sono qualche casa abitata da qualche decina di migranti, ma la maggior parte vive nelle baracche. Quello che poi negli anni, mano a mano, si è sviluppato è proprio una micro cittadina, quindi con negozietti, con baracche che vendono generi alimentari, ristoranti che servono molte delle persone che abitano lì, dei piccolissimi baretti, dei posti in cui si può ricaricare il telefono a 50 centesimi, il posto dove si fanno le fotocopie. Provate a immaginare, ecco, tutto quello che... Queste sono attività chiaramente autogestite. Chiaramente ciò che manca a livello proprio strutturale sono i servizi che noi diamo per scontati, che sono quelli pubblici, quindi i trasporti, i servizi igienici, ovviamente. Ecco, sull'acqua c'è un discorso particolare, perché l'acqua potabile viene portata ogni giorno dalla regione stessa. Questo apre tante riflessioni, no? Interrompo, 70.000 litri d'acqua al giorno portavano, giusto per farvi rendere conto un po' di che significa, di quante persone, di che necessità d'acqua c'è. E spesso non d'acqua potabile. L'acqua potabile. Perché l'acqua invece non potabile è corrente, quindi a maggior ragione. Capite quanta disponibilità, quanta necessità di acqua c'è? L'acqua corrente invece. Ci sono anche donne o solo uomini? Ci sono anche donne, la maggior parte delle donne che abitano il ghetto sono purtroppo portate per giri di prostituzione, come anche in tanti altri posti, ma il ghetto è, diciamo, una piazza come tante altre, quindi viene sfruttata. Come lavoratori sono uomini. Poi c'è una piccola fetta di donne che però viene invece per cucinare nei ristoranti con il marito, con altri parenti, che si spostano principalmente da città durante l'anno per venire a lavorare d'estate lì. Quindi, diciamo, la situazione sociale è molto molto varia, cioè i livelli di partecipazione al lavoro e alla vita del ghetto stesso sono molto molto diversi. Quello che quest'anno ci ha colpito moltissimo è stato incontrare dei ragazzi molto molto giovani, tra i quali ce n'erano diversi nati in Italia, quindi di 18, 19, 20 anni, sono nati e vissuti a Brescia, a Mantova, da sempre, e vengono al ghetto perché lo zio d'estate si sposta lì a lavorare, e quindi loro partecipano alla vita familiare in qualche modo, o vanno proprio anche a lavorare nei campi stessi. Questi sono giovani che, devo dire, quest'anno hanno partecipato moltissimo alla radio. C'è stato un po' una diversificazione di persone che hanno partecipato alle trasmissioni. Vi dico brevissimamente proprio due parole sulla radio e su alcune delle attività che svolge Radio Ghetto lì, per poi invece lasciare a Kat parlarvi meglio delle condizioni lavorative e delle dinamiche di caporalato. Come vi dicevo, la radio si trasferisce al ghetto solo d'estate, principalmente nel mese di agosto, e appunto in una delle baracche del ghetto. Questa è una foto di 2013, quindi c'era, appunto, come vi dicevo, ancora spazio intorno alle baracche. Adesso siamo proprio a gomito con le altre intorno.
E quindi cosa fa Radiovetto? Essenzialmente trasferisce tutta la strumentazione di una radio dentro al ghetto. L'antenna della radio copre un raggio di 2, 3, 4 chilometri intorno al ghetto, quindi è ascoltata in diretta tutti i giorni, tutto il giorno dal ghetto. Poi però vengono registrate alcune trasmissioni settimanali che vengono invece distribuite e vengono ritrasmesse a diverse, a una quindicina di radio italiane, e quest'anno per la prima volta abbiamo registrato delle puntate settimanali in lingua francese che venivano trasmesse invece in alcuni paesi dell'Africa subsahariana e non, in Benin, in Senegal, in Mali, in Burkina Faso e in Marocco. E questo è stato, diciamo, uno spunto per noi e per tutti quelli che hanno partecipato alla radio, interessante, perché se per le puntate di Radio Ghetto Italia, quelle che quindi andavano in onda in Italia, diciamo che l'obiettivo principale era di informare e di far sapere cosa accade lì, chi ci abita, in che condizioni vive, qual è lo sfruttamento lavorativo di cui moltissimo e moltissime persone, noi siamo contenti di essere in questi contesti, non solo perché possiamo raccontare tutto ciò, ma perché scopriamo ogni volta che anche persone informate, anche persone che vogliono informarsi sempre di più e che sono sensibili a tutta una serie di tematiche, nonostante ciò, questo è un argomento purtroppo che non riesce a passare tanto. Quest'estate c'è stato un po' di movimento anche mediatico su questa situazione, però è sempre molto difficile arrivare poi al punto. Il punto qual è? Ne parlavamo ieri pomeriggio. Il punto è che se una passata di pomodoro costa 80 centesimi, un motivo c'è, e il motivo essenzialmente è questo. Scusate, torno alle puntate di Radio Ghetto Italia, appunto per dire che lo spunto, diciamo la spinta grossa che è stata data alla radio con le trasmissioni che invece venivano ascoltate in Africa, è stato appunto distinguere il messaggio che si riusciva a dare, mentre in Italia il messaggio era quello che vi dicevo poco fa, in Africa c'era un altro, diciamo, un altro spirito da parte dei ragazzi che costruivano le trasmissioni, no? E quindi quello di parlare alle persone che non sono ancora arrivate qui e forse non arriveranno, o forse dare un consiglio su come arrivare, o forse dare il consiglio di non muoversi, insomma è stato anche soltanto spunto di tante discussioni, tante riflessioni, specialmente tra gli abitanti del ghetto e tra quelli che partecipavano alla radio stessa, perché l'idea, diciamo, noi portiamo l'attrezzatura, l'idea e anche poi la pratica, dopo un po' che la radio è lì, è quella di metterla a disposizione e farla utilizzare dagli abitanti stessi, chiaramente con supporto, con la partecipazione, e a Gente l'abbiamo conosciuto così, si è affacciato alla radio e ci parlerà del lavoro e di come, diciamo, di come lui si è venuto a trovare in questa realtà. È un bracciante un po' atipico, diciamo, quindi spero che dia questa doppia. Voi italiani quando ne siete nel collettivo? Quest'anno siamo stati tantissimi, in realtà eravamo 30 in tutto a però partecipare alla prima, sì. Quindi c'è chi va la prima settimana, sta un po', costruisce la baracca e mette a posto, inizia a parlare con le persone, poi mano a mano, diciamo, contemporaneamente, di solito non siamo più di una decina. Sì, e per lasciare la parola ad Hackett, facciamo una brevissima traccia di una delle trasmissioni in cui c'è anche l'amico Ivan che non è stato qui. Vado. Vai.
ho sentito dire che qui tutti i lavoratori hanno dei contratti di lavoro, è vero? Sono dei contratti finti. Quindi non sono tutti che lavorano con i contratti. Almeno qui ci sono più di 2.000 persone, magari 200 lavorano con i contratti finti. E le 1.800 persone lavorano senza contratti. Quindi diciamo stiamo su circa 80-90% di lavoro nero, perché quando non hai contratto di lavoro si dice che stai lavorando in nero. In nero, è quello, ecco. È precisamente quello. Quanto prende un lavoratore al giorno? Se stai facendo le ore come la zappa d'erba, sì, deve fare almeno 10 ore per guadagnare 30 euro. Allora se fai la raccolta del pomodoro deve fare almeno 20 cassoni per guadagnare 60 euro. I lavoratori prendono 3 euro all'ora. Allora. Sì. Che è vietato perché il salario minimo orario è di 7 euro in provincia di Foggia. 7,90 euro. Quindi mi stai dicendo anche bisogna fare più cassoni per poter guadagnare. Sì, quindi quelli che fanno i pomodori sono obbligati a fare di più per guadagnare. Quindi e per quello dopo ci sono tante malattie e tante persone che hanno mal di schiena. Se vuoi vedere queste cose, devi andare a questa ora in emergenza e vedrai più di 100 persone che fanno la fila per prendere solo qualche medicina. Sì. Okay. Allora, io cerco più o meno di precisare un po' il discorso che ha fatto. Motivalo un po', ed è un lavoro che sta facendo Al Jazeera, perché sono passati quest'anno al ghetto ed è molto interessante, è proprio quello, cioè le catene della grande distribuzione giocano su questo, anche la Coop lo fa l'ha fatto dopo delle denunce di SOS Rosarno sulle arance appunto a Rosarno, no? Cioè loro dicono no, ma noi non ne sappiamo niente, cioè noi lo compriamo dalla cooperativa di agricoltori e quindi io non so come poi la cooperativa di agricoltori prende, no? E produce il raccoglie e paga i propri lavoratori. Ed è molto interessante perché per esempio Al Jazeera stava facendo un lavoro di inchiesta specifico su una catena che è la Princess, che è la più grande fabbrica di pomodori a Foggia, la maggior parte dei pomodori infatti dice giustamente lei, sono portati a Salerno per aziende di trasformazione che hanno sede a Salerno. La Princess è l'unica a Foggia, produce tantissimi pomodori e quello che stavano facendo, l'inchiesta che stavano portando avanti, era andare nei campi e ogni cassone di pomodoro, qui non ci sono le foto, ha un marchio e quindi la Princess ha il marchio Princess oppure AR, Antonino Russo, e chiedere ai lavoratori che raccolgono il pomodoro e mettono il pomodoro, materialmente quel pomodoro, nelle cassette Princess, tu hai un contratto, cioè legare questo sfruttamento alle grandi catene di distribuzione e di trasformazione. Perché il problema è che loro ti dicono noi non sappiamo niente, però è la tracciabilità. E quello è il punto, cioè ora non ci sarebbe neanche più. La verità è questa, che comunque dovremmo lavorare tutti quanti su più livelli, d'accordo? Indubbiamente il livello dell'istruzione è fondamentale, perché giustamente come diceva Kerr, è impossibile che chi vende poi in Africa vende inconsapevole di quello che succede dall'altra parte, dove indubbiamente qualcuno viene sfruttato, qualcuno magari può essere il tuo figlio, viene sfruttato per due soldi, magari ci muore in quel campo, quindi è incredibile. Bisogna allo stesso tempo che questo tipo di istruzione ricada su progetti come il suo, come quello di Roberto, cioè dove vanno a finire nel territorio, cioè quello che uno produce è per il territorio, fa da sostentamento, quindi blocca anche i flussi migratori, perché è inutile che gente migri fino da noi per andare a vivere in quelle condizioni che non sono condizioni umane, su questo siamo tutti d'accordo, che ce ne vergogniamo. E allo stesso tempo noi che mangiamo possiamo avere la scusa di dire sì, vabbè, ma io vado al supermercato, come faccio? È vero pure quello, però allo stesso tempo bisognerebbe prendere un pochino più di coscienza e magari veramente cominciare a fare una scelta. Vabbè, mi oriento verso un gas, sarà una goccia in un mare, però il mare comunque è costituito da tante gocce, ma da sempre tutti insieme si può fare molto. Oppure boicottare le grandi catene, perché in effetti poi quello che fa paura è quello.
della serie, non compro più cielo, cioè un'esperienza banale, non compro più niente che abbia olio di palma. Il produttore ne frega niente del singolo fallo, capirai quanti biscotti mangia. Però allo stesso tempo. Non c'è Facebook, questo è un programma serio. Però faccio molto tentato, faccio molto tentato. Io mangio molti biscotti, quindi se lo immagino, sono un bocchiere. Ci mancherebbe. E lui poneva un problema noi di confronto, diciamo così, no? Infatti arrivavo a. E noi in finale, come associazione, lo stesso dovremmo veramente guardare forse al di là anche del prodotto buono, confezionato, buono, anche in bocca, quello che è, e vedere quello che c'è dietro e premere anche da quel punto di vista. Poneva una questione specifica legata all'Expo di Milano, che è stata una cosa molto discussa anche dentro Slow Food, e segnalava come è importante che anche Slow Food abbia una coerenza di comportamenti, che ovviamente di fronte a un evento così grande e anche dominato da logiche così evidenti, anche se è abbastanza snob come sistema economico. Slow Food ha fatto una scelta di presenza complessa, articolata, e tuttavia, ecco la cosa che volevo dirvi, per assumere anche a fine ottobre, organizza a Milano, fuori dall'Expo, diciamo così, non è nel programma dell'Expo, un'edizione straordinaria di Terra Madre, perché la cosa importante di Slow Food, al di là dei presidi, dei prodotti, diciamo così, italiani, e che c'è un'opera Slow Food International mondiale, che significa attività similari in ogni altro paese ricco, no? Ma anche di mettere in rete le esperienze e, ecco la novità da una quindicina d'anni, di valorizzare i produttori dei paesi del mondo. Quindi ci sarà a Milano, Pesone, fatto apposta, diciamo a Milano, perché normalmente si fa a Torino, fatto apposta a Milano, un'edizione straordinaria di questa raccolta dei coltivatori, degli agricoltori di tutto il mondo, però rivolta specificamente a ottobre a quelli che hanno meno di 30 anni. Voi sapete che a Milano l'Expo, la Coca-Cola ha, diciamo, poi per segnalare che ci si può vivere un evento con più spirito critico, arriveranno a Milano 5.000 coltivatori, agricoltori, contadini da tutto il mondo con meno di 30 anni a confrontare queste esperienze. Quindi tu hai segnalato un problema vero e una contraddizione che viviamo tutti, perché poi ognuno di noi quando va al supermercato la passata, diciamo, prende, è inevitabile che ognuno di noi riproduce quella contraddizione. È difficile, per quanto qualcuno di noi si sforza con, diciamo, il chilometro zero, con i prodotti di cui conosce la provenienza, ognuno di noi fa un piccolo sforzo individuale, però è difficile che ognuno di noi non riproduca. Io non so esattamente quanta acqua superflua mi porto addosso, è possibile che pur cercando di stare attento faccia degli errori e viva una contraddizione, perché il mondo no, però sono pur quindi vivendo, e credo che hai fatto bene a richiamarci a una coerenza anche come associazione, tuttavia fa questo sforzo e ci sarà questo evento a Milano, quindi valorizziamo anche questa, diciamo, attività, che è un'attività di educare, come dicevi tu, di educarci anche noi, no? Perché non è soltanto educare, ognuno di noi deve educarsi ad ascoltare, a capire e a reimparare ogni volta. No, scusami. No, ma niente, cioè comunque appunto detto quello che stava spiegando lei, poi anche dopo rispondo anche alla signora secondo la, diciamo, la sua, il suo intervento. No, diciamo che quando mi è stato mandato il programma, quando ha, cioè, l'ho aperto, ho visto Expo 2015, Slow Food, Expo 2015, comunque era un attimo perché io perlomeno all'Expo 2015 a Milano, non ci sono stato,
È vero che come organizzazione, come startup pubblicitaria, come tutta l'arsenale economico e tutto ciò che c'è dietro, che non mi piace. Però, oltre a questo, anche il problema economico, perché uno, chiaro che è un povero, di modi sono giusto, non si permette di andare a Milano per guardare, cioè, le scuole da 15. È una spesa e poi anche il cibo gli costa. E si tende a dire che l'Expo è per lo sviluppo, il cambiamento, con tutte le parole che la gente cerca di inventarsi per rendere bello l'evento. Vabbè, comunque, quindi, cioè, non va chi vuole, ma va chi può. Ok? Per cui ho cercato di richiamarvi anche nella coerenza e di fare un lavoro più possibile, pulito, perché è bello dire sì, slow food, facciamo questo. Però dall'altra parte, un attimo, ecco, e cercando di rispondere alla signora, cioè in tutto ciò che stiamo provando di capire, di spiegarci tutto, secondo me non c'è il pessimismo, perché ieri qualcuno diceva così, che sono tanti i buoni rispetto ai cattivi, i cattivi sono pochi, ma solo che noi buoni non sappiamo che siamo tanti e non sappiamo che avevamo il potere di poter cambiare le cose. Ho preso un esempio quando sono stato lì al ghetto, ho detto ma guardate che è vero che tutta la gente che viene qua non c'ha possibilità di poter vivere con i soldi, però noi ci scordiamo qualcosa, che siamo noi il potere, perché basta che un giorno, una settimana, un mese, tutti i braccianti del ghetto dicono oggi noi non andiamo al lavoro, cioè, sì, vabbè, comunque per non allargarsi, cerchiamo di essere più onesto e più umile possibile, solo il ghetto diranno cagani così, tutti dicono poi. Per un mese, una settimana nessuno va al lavoro. Oh, ma i produttori, cioè i contadini, ma il pomodoro che è già maturo, lui c'ha bisogno che qualcuno lo raccoglie, se nessuno ci va è una perdita per lui. Per cui noi siamo la parte del potere. L'unico problema è sapere come usarlo. È quello che è il punto fondamentale. Io ad esempio dopo la mia esperienza lì al ghetto, sono solo io, una goccia d'acqua, come ha detto dentro il mare. Però adesso quando vado al supermercato, io non compro più pomodoro al supermercato. Cioè, ti puoi dire, non compro più al supermercato. Per fortuna da un po' ho incontrato questa signora che produce le verdure, tutto quello che mi servono per mangiare e vivere. Quindi viene martedì e venerdì, io faccio la spesa per martedì, per qualche giorno, venerdì vado da lei con quella cosa che è prodotta nella zona. È vero, sono l'unico che ho capito, però magari se un amico mi vedo che una volta vado al supermercato, non compro il pomodoro, mi chiede ma te perché non compro il pomodoro? C'è qua a spiegarglielo, magari dice ah cavolo, è vero. Una persona che ho organizzato ancora, e cioè, così c'è. Non è che si deve pensare di poter cambiare le cose in modo, esclusivo, non è questo. Nella zona dove vivi, cioè che comunque piano piano, anche le persone che stanno intorno, di avere qualche discussione, è da lì che le cose cambiano, perché ogni tanto si serva con l'ONU, UNICEF, cioè sono tutti nomi. Il cambiamento non è lì. Non è un altro, è solo dalla base. Grazie. In giro per il paese noi abbiamo dei bollettini per fare crowdfunding. No, ce l'abbiamo anche qui. Ce l'abbiamo anche qui, perché qui non li vedo qui sopra, quindi lo so. Per il nostro amico Roberto, che se qualcuno deve bollettini precompilati, Fabio, c'è la signora che no, io volevo sempre nella scia, diciamo così, dell'educazione, no? Io sono un insegnante, lavoro in una scuola di Cinzanova e quindi io non volevo fare una domanda, volevo fare una proposta, un invito ai ragazzi di Radio Ghetto, no? Sarebbe molto interessante, io per me questa è una cosa basilare,
informare. Io qui ho appreso tantissimo, pur non essendo, come diceva prima il Credo Ginevra, no? Pur non, questi diciamo così argomenti, no? Pur non essendo molto informato, eppure diciamo così arrivano piuttosto tardi, a rilento, no? E quindi dicevo, no? I ragazzi a scuola in un'assemblea, no? Istituto, con i sistemi vostri anche, no, di approccio, diciamo, a queste informazioni, io penso che sarebbe molto interessante, perché saranno loro poi i consumatori del futuro, anzi di adesso praticamente, no? Io mi sforzo a raccontargli delle cose, di dire cose, ma sicuramente un'esperienza come quella vostra è sicuramente molto forte. Quindi la proposta è questa, l'invito è questo: voi siete disposti a venire nelle scuole di Cinghianova, di Macerata, eccetera, per portare queste testimonianze, ma anche queste documentazioni, queste statistiche, ragazzi, devono aprire gli occhi, no? Chiaramente, come tutti quanti noi, si diceva, insomma, ci educhiamo a vicenda, no? Io oggi ho appreso molto, sono diventato più sensibile verso questo problema che, ripeto, era così poco. E quindi ecco, di nuovo, no? Voi potete venire, appunto, quindi magari noi poi facciamo spesso, già. Dall'anno scorso abbiamo fatto diverse volte in università e scuole a Roma. Sì, sì. Grazie a tutti. Speriamo il prossimo anno.
Torrione. Stava là. Mi serve, le devo sapere una cosa urgente. Adesso finisco un attimo, poi dopo. Posso dire che